Valle del Meria, non è breve. Qua sotto c'è il lago e giù in fondo la pianura. Il rifugio è qua sopra. Qua se ne vede un altro che è, mi sa che è Rosalba, dal colore, direi proprio di sì. E l'Elisa è qua dietro, nascosta tra gli alberi. Percorso molto curato, bello, ma dal ponte di ferro si sale incessantemente con un'infinità di tornanti. Percorso impegnativo, soprattutto se il giorno prima si è andati a un matrimonio, e però è la migliore soluzione per smaltire un pranzo esagerato, almeno per me. Niente, dai, il grosso del dislivello dovrebbe essere fatto e ancora, boh, penso 200-300 metri, non di più, e ci dovremmo essere. A tra poco. Eccolo lì il rifugio, Elisa. Piccolino, incastonato sotto le griglie. Grigne, arriviamo. Mandello giù di sotto, da dove sono partito. Chissà se questo è Rongio. Comunque, da una delle frazioni più in alto. Ultimo tratto. Ebbene, anche al rifugio Elisa siamo arrivati. Rifugio molto panoramico sopra Mandello. Piccolo, ma una piccola perla. E da qui, vabbè, ci sono veramente tanti itinerari. Oltre ad andare su al Brignone si può andare alla Bietti, a Rosalba, si può andare a fare la ferrata del Sasso dei Carbonari e vabbè, vale la pena dormire qui. Una prossima volta. Ciao! Si scende dal rifugio Elisa, gran bel posto, purtroppo si è un po' coperto, ma vabbè, quando siamo arrivati c'era il sole, ci abbiamo messo su 3 ore, ci abbiamo messo 3 ore a venire su, vediamo adesso a scendere e vediamo se facciamo il sentiero che va giù alla Gardata. Ci hanno detto che è un po' un pacciugo quando c'è molta umidità e quando ha piovuto di recente, vediamo un po'. Adesso qui c'è un piccolo nevaio da attraversare, non sappiamo se sono i resti di una valanga oppure se la neve quest'anno abbondante è rimasta, è caduta e è rimasta fino a qui. Eccoci qua. Vabbè, qui siamo quasi al laser, al baitello laser. Eccoci qua. Cielo un po' chiuso e siamo sopra l'Ecco. Ti pareva se non doveva chiudersi e minacciare pioggia. Comunque ce la dovremmo fare a tornare indenni fin giù alla macchina. Poi le ultime parole famose, vero? Eccoci qua, questo qui è il Baitello Aser, costruzione 1830, ricostruito nel 1981, siamo a 1340, mentre il rifugio è a 1515. Vabbè, simpatico. Questi sentieri colpiscono perché sono anche dei sentieri che hanno un'importanza storica. La guerra è arrivata fin quassù, la seconda guerra mondiale. Il rifugio Elisa è stato sede di una brigata di partigiani. I fascisti lo bruciarono nel 1944, il rifugio è stato costruito nel 1926.
E poi nel 47, dopo la guerra, è stato per fortuna ricostruito ed è davvero un bel punto di arrivo o di partenza per tante belle escursioni. Le Grigne sono un gruppo che a volte si sottovaluta perché, vabbè, sono alte 2400 metri, il Grignone è alto 2400 metri. È vicino a Lecco, vicino alle città, ma in realtà è un gruppo imponente che presenta versanti con tante differenze, tante peculiarità e davvero tanti itinerari di tutti i tipi, dalle ferrate alla possibilità di fare arrampicata su roccia e anche d'inverno. Consente di fare delle belle escursioni quando le condizioni della neve lo consentono fino su al Brioschi. Anni fa tentai di farlo in invernale dal Pialeral e vabbè, finì con un amico che rimediò una congestione perché a cena invece di mangiare leggero si era fatto un bel piattone di pasta. E quindi poi col freddo della notte e lo sforzo gli si è bloccato tutto. Bene, siamo arrivati qui al bivio fatidico e devo prendere una decisione, andare verso la Gardata e poi raccordarmi con il sentiero che torna giù a Ronggio oppure proseguire per la mulattiera dell'andata. Ok, ed eccoci qua sulla mulattiera. In ripida discesa, bella mulattiera storica, chissà quanti anni o secoli fa, anzi secoli sicuro, è stata realizzata. Guarda che bei fiori, probabilmente Silene Acaulis, però per le ginocchia è veramente un massacro. Se non avessi le racchette per scaricare un po' di peso, arriverei giù con le ginocchia disfatte. Vabbè, per fortuna ci sono veramente tanti tornanti che riducono la pendenza, un po' la pendenza, però è ripida lo stesso. E queste qui sono le mulattiere che anticamente conducevano dai paesi ai monti e poi agli alpeggi e che poi, appunto, come già vi dicevo prima, sono state utilizzate anche durante la guerra dai partigiani e purtroppo anche dai fascisti. Niente, è un'ora che camminiamo, saremo intorno ai 1000 metri scarsi di quota, dobbiamo arrivare a 400 a Ronggio e quindi niente, tocca avere un po' di pazienza. Per fortuna adesso si entra nel bosco e c'è un po' di ombra perché su quando si è coperto iniziava ad essere freschino. E invece qui giù fa caldo anche perché è rispuntato praticamente il sole. Va bene, a tra poco. Grotta Carsica, veramente notevole. Adesso non so cosa si potrà vedere. Cosa si potrà vedere con la Instagram, con la Insta 360, ma la grotta vi assicuro che è notevole. Veramente una peculiarità del percorso. Portatevi una torcia e entrate dentro con un po' di prudenza, ma a meno che decida di crollare esattamente quando siete dentro, non sembra che ci siano particolari pericoli. Va bene, siamo a 540 metri, 140 metri alla fine del percorso. Bella gita.